via. Bon. Ritorno alla farmacia San Silvestro, soprattutto ritorno alla farmacia comunale a San Silvestro. Questa è una farmacia che è l'oggetto di sforzi che sono durati 5 anni da parte della nostra amministrazione. Noi ci eravamo impegnati a suo tempo in campagna elettorale a riportare la quarta farmacia a San Silvestro. Abbiamo mantenuto questo impegno, abbiamo prodotto uno sforzo tremendo che è durato 5 anni, che è passato attraverso 20 atti amministrativi. Abbiamo avuto come grande avversario la burocrazia amministrativa. Alla fine abbiamo portato a casa questo grande risultato, che ha una duplice valenza: intanto perché riproponiamo ai cittadini di San Silvestro un servizio di primaria importanza, e anche perché questa operazione ha consentito di far entrare nelle casse del comune 651.000 euro, che sono stati utili per il nostro bilancio, e noi rimaniamo soci nella misura del 20% di questa società, quindi trarremo anche in futuro dei vantaggi dagli utili che derivano dall'attività. Ma a parte gli aspetti bilancistici, il dato fondamentale è il servizio che abbiamo riportato e che i cittadini ci avevano richiesto. Il bacino di utenza è sicuramente quello della comunità di San Silvestro, quindi è un bacino di utenza che si colloca attorno ai 30.000 abitanti, e per la verità è un'utenza più diffusa perché siamo collocati su una via di grande passaggio, via Vittorina Gementi, e quindi immagino che ci sia un'utenza stanziale, residenziale, e un'utenza di passaggio importante. Questa giornata è molto bella, anche molto interessante, perché creiamo dei servizi più vicini ai disabili e anche per gli anziani che hanno sempre molto difficoltà per spostarsi. E sono contento che finalmente dopo 8 anni San Silvestro riavrà appunto la sua farmacia. Siamo molto emozionati e orgogliosi di tutto questo. E gli orari al pubblico saranno dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, tutti i giorni dal lunedì al sabato. La domenica è il classico giorno di chiusura. E come servizi a pubblico saranno i classici, quindi i vari controlli di autoanalisi. In più vorremmo fare delle giornate dedicate appunto alla cosmetica, giornate di make up, altre giornate con degli specialisti sugli integratori, uno psicologo. Un po' alla volta metteremo tutto a posto.